regista, ma più che altro cantante. Signori, nello studio di Matrix Chiambretti è in arrivo Federico Zampaglione. Eccolo! Zampaglione, leader del tiro mancino e anche regista horror. Lei è cresciuto con De André, Tarantino e più che altro Dario Argento, che è un suo personale amico con il quale va a mangiare sushi nei ristoranti di Roma. So tutto di lei. Mangiate il pesce crudo e poi cominciate a delirare. Ecco, lei perché fa cinema horror? Per esorcizzare come Dario la paura? Forse sì. Poi è un cinema basato molto sulle atmosfere e quindi ti dà la possibilità di così di raccontare delle tensioni, delle cose senza troppi dialoghi. È un cinema fatto in maniera, come dire, quasi epidermica, no? Sì. E quindi gli ama molto creare queste atmosfere, questa tensione che sale sempre. Ma chi l'avrebbe detto? Che lei che fa il cantante di canzoni che fanno venire la pelle d'oca, poi ci fa andare, come dire, al bagno dal terrore. Ecco, senta, sempre Dario Argento dice che lei c'ha il brivido nel sangue. Le ha fatto un prelievo, cosa ha fatto? L'ha mosticata? Cosa ha fatto? All'occhio clinico, all'occhio maestro. Ecco, ma fare paura è un'arte, Zampaglione? Sì, perché il confine tra far paura e far ridere è molto sottile, quindi esiste una comicità involontaria, perché lo spettatore, quando comincia a essere in tensione, spera che qualcosa non funzioni per riacquistare la sua, come dire, indipendenza dallo schermo che gli mette paura e dire: ah, che cazzata, insomma, no? Ecco. E quindi non vede l'ora di mettersi a ridere. Ecco, ma fa più paura il sangue, il silenzio o la musica per creare terrore? Secondo me il sangue è quello che fa meno paura, soprattutto oggi, insomma, che se ne vede tanto. Sì, esatto, i suoni, i rumori possono essere terrorizzanti. Senti già questa atmosfera, no? Ti piace questa atmosfera? È tutto luminoso, tutto colorato, però già la presenza di questa musica crea una tensione. Sì. Cosa pensa del fenomeno rappresentato da Moroni? Ma i clown sono sempre stati delle grandi icone dell'horror, a partire da It, insomma, che è un classico, ma ultimamente c'è stato anche un film tutto basato su questi clown assassini che si chiama 31 ed è il nuovo film di Rob Zombie, che è una delle icone del metal e dell'horror. Ne hai mai pensato di fare un film con gli zombie, magari con protagonista Frank Gigolò? Perché Frank Gigolò, non so se Egidio ogni tanto lo stacca, ma su qualunque cosa noi diciamo fa così. Qualunque cosa, allora qua un tic, oppure sa tutto e conferma tutto. Io ho delle clienti che guardano gli horror. Mentre lei le bombarda? No, magari sono a casa loro che facciamo. Ma sempre sto gesto, perché sto gesto? Sempre sto gesto, lo fanno i rapper sto gesto qua. Prego Zampaglione. Lui però ha fatto un mix tra il pagliaccio assassino e il grande personaggio di Leatherface, che era nel film Texas Chainsaw Massacre, oppure in Italia si chiamava Non aprite quella porta, che era quel tizio grosso con la faccia di pelle attaccata che girava con la sega elettrica. E invece Frank ha fatto un mix tra Rocco Siffredi e Ridolini, che proprio sono due storie parallele che possono viaggiare in contemporanea. Gene, lei ha paura? Ma io, guarda, ho delle paure. Intanto volevo salutare... Sì, vabbè. No, perché sono un fan del tiro mancino. Sì, ma non importa, in questo momento è un altro argomento. A parte i primi 8 album, ce li ha e li ho tutti. Questa è una battuta. No, non è una battuta. Questa è una battuta. Non è una battuta. Vabbè. Ma io ho paura di due cose. Dica, dai. No, però veramente. Allora, ho paura di due cose. Che tornino di moda gli autoradio estraibili, che te li devi portare sotto braccio ancora. Quella è la mia paura più grossa. E poi guarda, la paura che ho io più grande è che tornino a riunirsi Pooh un'altra volta. A me la vedo la mia faccia mentre lei guarda. La mia faccia è così. Cioè non rido neanche, così. Non ride perché non si rende conto che io sono iscritto all'albo degli opinionisti. Di nuovo sta storia. Sì, è la verità. Comunque torniamo a noi. Vogliamo vedere un pezzo dell'ultimo film horror che lei ha girato tra il 2010 e il 2011? Sì, come no, volentieri. Vediamo, e vediamo se ci fa paura. Prego, Shadow.
del nostro Zampaglione. Io penso che un film horror soprattutto deve essere valutato e può essere valutato solo nel suo insieme, quindi solo guardandolo tutto. Completamente, però non potevamo farlo. Ma cosa facevano quelli? Stava bruciando come degli hamburger da McDonald's? Era una scena un po' cruenta che avveniva a un certo punto di questo film, e c'erano questi tre che, diciamo, un protagonista con due che lo inseguivano, e tutti e tre poi finivano nelle mani di questo psicopatico, quindi si creava una situazione ancora peggio di quella che c'era prima. Mamma mia, e lui continua a fare sì con la testa, Vi dico, voi non lo vedete, ma Gigolò continua a fare così con la testa. Questo film è stato prodotto da un signore che io conosco, ma non posso pensare che sia lui, che è stato ed è produttore, ma non pensavo che arrivasse a produrre un film horror. Signori, per amore del cinema, ma in questo caso dell'horror e poi del calcio, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, eccolo! No, sei troppo buono, sei troppo buono. Ma dov'è la giacca, amore? Ho buttato lì, ciao caldo. Beh, sei comodo un attimo, vicino al caldo. No, perdiamo tempo. Allora, voi siete romani e... No, siamo rumeni. Siete rumeni, siete da Roma. Che ci azzecca l'horror? Perché ha prodotto il film di Zampaglione? Perché lui è il vero uomo dell'horror. Guarda quanto è brutto. Sì, vabbè, ma ce n'è anche di peggio. Ti piace quell'immagine, di faciccia? Perché lui, c'è che là, ti piace? Bravo, è una di lei. Ma io devo dare lei a un presidente di una squadra di calcio di Serie A. Però si come la squadra. Ma no, però ti Vitorino, dai. E come bene? E parla per te allora, scusa. Che lui! No, eccolo qua, vabbè. Oh, numero uno. Lo so. Tanto voi vi conoscete, no? Abbiamo fatto un grande film di lui. Abbiamo fatto Cuori al Verde, lui faceva già la cresta sui cestini. Faceva la cresta. Senta, si può accomodare 5 secondi? Amore per il calcio. Che poi posso dire, vedere lui alla Sampdoria è come vedere Totò a Cuneo, è la stessa cosa. Prego, si accomodi. Come sono la stagione, la posso vedere. Vabbè, ma noi che salutiamo tutti, accomodiamoci. Oh, ciao! Zampaglione sta qua dentro. Sì, è una matriosca. Allora, per calmare il presidente, facciamo vedere, calmiamoci, va. Facciamo vedere, 30 secondi, l'abbiamo montato a modo nostro, il suo ultimo video, che è una bella canzone che vi fa venire la pelle d'oca, ma non di paura, di sentimento. Poi parliamo col presidente. Prego la regia. Vai. Il cielo mette i brividi perché... il tempo. Allora, presidente della Sampdoria, io vorrei coniugarlo, se mi permette, presidente, in tre momenti diversi della sua vita. Partirei dalla fine, cioè l'amore per il calcio. Lei si è pentito di entrare nel calcio?